Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi vlog non è il nostro podcast senza filtri. Chiacchieriamo un pochino della nostra relazione, vi diamo qualche spunto su quella che è la nostra vita privata, amorosa, sentimentale, come volete chiamarla, come preferite. E chiacchieriamo un po' di quello, ci avete sempre chiesto parecchio, quindi secondo me ci può stare parlarne un pochino, condividere un pochino come funziona, come non funziona, come litighiamo, come non litighiamo. Vi fate i fatti nostri tendenzialmente. Allora, abbiamo 16 minuti, sia perché ci stanno aspettando Marco e Marci per il rec, sia perché in questo momento non mettermi fretta, però. Guarda, vedi, 15 minuti c'è scritto là, ok, sì, di memoria, quindi dopo si spegne la fotocamera, ok, quindi a priori dobbiamo andare 15 minuti. Allora, in primis, piccola premessa, credo che ogni relazione vada vissuta in base a come si è, quindi certo, secondo me sia l'amicizia, sia l'amore, sia se stessi, bisogna viverlo in base a come si è. E credo che da una relazione sentimentale, come appunto essere fidanzati, ognuno cerca delle cose differenti. Non credo che esista un unico modo. Secondo me non esiste proprio la formula perfetta. Quindi ragazzi, questa è la nostra relazione, sì. Non penso che sia il modo giusto e assoluto di vivere una relazione. È il nostro modo con cui noi ci troviamo, esatto, bene. Esatto, c'è chi si può trovare meglio, certo, non lo so, ad avere una relazione aperta. C'è chi si può trovare meglio, ma sono tantissimi modi a vedersi in cui poco e esatto, star bene quel poco che si sta assieme. Ognuno lo vive modi diversamente di vivere una relazione, esatto, ragazzi. E non ce ne sono né giusti né sbagliati, quindi non c'è nessun vanto a stare assieme 45 anni per fare il record del mondo e poi in realtà ti parli a malapena. Ci sono, ognuna ha la propria relazione, ognuna deve vivere come preferisce. Noi vi parliamo della nostra, che è semplicemente una di miliardi di relazioni di che ci sono nel mondo. Esatto. Allora, come sapete, tendenzialmente noi viviamo assieme, lavoriamo assieme, quindi tendenzialmente stiamo assieme mediamente 24 ore su 24. Abbiamo tre bellissimi gatti. Vabbè, magari qualcuno lo sa. Abbiamo tre bellissimi gatti. E di conseguenza è una relazione molto, 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 molto presente. Cioè, se pensate, siamo tutto il giorno assieme praticamente. Se già pensate a una relazione più comune, più classica, due persone lavorano, quindi alle 9 del mattino escono di casa entrambi, vanno a lavorare, tornano a casa alle 18 e stanno assieme dalle 18 alle 22 fino a quando non dormono, e poi così via per 5 giorni e giusto nel weekend stanno di più assieme. Questa è una relazione più comune, quella che capita più frequentemente ovviamente. Quindi pensate già alla differenza in cui non c'è questo stacco. Cioè quelle ore lì non ci sono come stacco. Quindi non hai le cose della giornata da raccontarti, non hai avuto a che fare con tanti altri esseri umani. Di conseguenza poi ti ricongiungi e dici: ah, che bello, ci rivediamo. Sei sempre assieme. Ha dei pregi, ha dei difetti. Infatti come la verità è che ti odio. Ok, bene, bene, funziona, vedete, funziona alla grande come tipo di reazione. Ha pregi e difetti come ogni cosa, io la dico sempre questa, certo, cosa. Però se vi devo dire i pregi, nel riuscire a sopravvivere in una relazione del genere, perché non è facile, c'è il fatto che non devi spiegare i tuoi sentimenti, sì. Cioè quando sei felice è felice anche l'altro, perché stai facendo la stessa, perché identica cosa. Il traguardo, cosa, è, lo stesso, il traguardo, certo, è lo stesso. Di conseguenza, e anche quando qualcosa va male, si condivide, sì, lo stesso sentimento di sconfitta, di fallimento. Quindi anche lì diciamo che è più conforto, perché quando qualcosa va male io so che Steph sta passando esattamente le stesse cose che sto passando io, quindi ci capiamo immediatamente. Questa secondo me è una cosa positiva. Soprattutto per me, che non sono... cioè, io sono empatico ma non abbastanza. Cioè, se domani arriva una persona da me ed è felice come una Pasqua perché ha ottenuto quello che voleva nella sua vita, il suo più grande sogno, eccetera, eccetera, comunque riuscirà a capirlo fino a un certo punto. Cioè quella sua felicità riuscirà a capirla, certo, fino a un certo tot, perché non avrò vissuto le sue esperienze, non avrò vissuto le sue difficoltà, non avrò vissuto tutto, i suoi sacrifici, tutti i suoi sacrifici, tutto il percorso che c'è stato. E allora capirò che è felice, ma non cosa significa quella felicità. Invece noi, condividendo anche il percorso di arrivo a un obiettivo, alla fine le sensazioni sono, se non le stesse, similissime. Sono similissime, quantomeno riesci a capire completamente, sì, l'altro nelle sue sfaccettature. Quindi per me, ad esempio, è fondamentale, proprio perché altrimenti so che vivrei una relazione dove arriva la persona, è felicissima per una cosa e riesco a percepirlo solo fino a un certo punto. Perché lì comunque il tuo carattere. Sì, sì, è proprio, infatti è proprio nel mio carattere. Sì, sì, il tuo carattere. E quindi uguale per la tristezza, riuscirei a percepirlo fino a un certo punto e sentirei che rimane sempre una distanza. A me distanza. Piace proprio il fatto che dovevamo partire forse come ci siamo conosciuti, sì, non su, sì, questa, sì, cosa. Sì. Però vabbè, chiudo, dico questo, poi magari partiamo un pochettino da prima. La cosa che mi piace è che quando succede qualcosa a livello lavorativo o personale,
con Steph non ne devo parlare. Cioè, io ho molta difficoltà ad esprimere le mie emozioni, quello che sento e quello che penso. Ho una grandissima difficoltà. Sarà un po' per la timidezza, non lo so, però sono sempre stata così. Ogni volta che sto male per qualcosa, ma anche quando sto benissimo per qualcosa, ho proprio difficoltà a spiegare a parole quella cosa. E invece Steph mi capisce anche solo guardandomi. Quindi con lui non sento l'ostacolo di dovermi sforzare a parlare. Che sembra una scemenza detta così, ma per il mio carattere è quasi uno sforzo dover dire certe emozioni, capito? Invece con Steph comunque abbiamo vissuto le stesse cose, viviamo le stesse cose e lui mi capisce subito. Perché lo sa, le sta passando anche lui, quindi sì, è più semplice anche sotto questo punto di vista. Esatto. Per me è carattere al vento, ragazzi. Infatti tipo adesso, questi giorni abbiamo una cosa di cui siamo super mega felici, che è proprio questi giorni qua. E tra di noi lo sappiamo, ma è difficile spiegarlo alle altre persone che abbiamo attorno. Esatto, è difficile, perché non riesco. Come faccio a capire perché per me quella cosa è così figa, è così bella? A farlo capire, esatto. È difficile, e quindi senti sempre una distanza che invece in un rapporto del genere non c'è. Io infatti con gli altri sento sempre, anche se poi sono super amica, super in confidenza, sento sempre quella sorta di distanza, appunto, c'è, dovuta al fatto che io non riesco a spiegare troppo bene le mie emozioni. Cosa che non ho ovviamente con te. Però personale sono questi caratteri, certo. Difetto di una reazione del genere invece il fatto che non hai il momento facile per te. Perché magari hai bisogno di star distante 10 ore perché ti sei rotto le palle, non c'è voglia di vedere l'altro. Che capita, E invece magari 30 minuti dopo devi registrare. E allora per me è anche il bello, perché ti porta a dover risolvere subito quel discorso e doverlo affrontare. Esatto. Però ovviamente cioè, è anche una pesantezza comunque, difficile. Esatto, quella come si dice, quell'impegno lavorativo in comune ti porta, ok, ci sediamo adesso, risolviamo, perché sennò non si lavora per tutto il giorno e poi ci incasiniamo per tutta la settimana. Quindi io lo preferisco anche, perché piuttosto che poi rimandare ci porta a risolvere subito. Sì. Comunque anche a perché tanto quando discuti 9 volte su 10 sono scemenze cosmiche, certo, che però nella ragazzi, tua testa diventano nella grandi. Nella tua testa, poi più le lasci sì, e meno le dici, diventano sempre più grandi, quindi comunque secondo me è meglio affrontarle subito. Poi appunto il 90% delle volte sono cretinate incredibili, quindi anzi è anche meglio che poi c'è il lavoro a darci una svegliata e che ci permette di chiarire immediatamente piuttosto che rimandare. Abbiamo totalmente fatto il video sì, in modo diverso da quello che doveva essere, e qua ce l'ha scritto come ci siamo conosciuti, il primo periodo, i primi anni e adesso. Abbiamo detto tutt'altro. Sarà un altro video ormai quello, no? Cioè non possiamo farci molto altro. No, beh, se voi possiamo parlare. Ma no, perché poi cioè non ce la facciamo. Esce di 45 Ma non possiamo fare ormai due video sulle nostre relazioni. È molto interessante. Ma chi, cosa gliene frega? Ma sei egocentrico. Allora, no, vabbè. Vabbè, dai, ormai ha preso un'altra piega, sì. Parliamo un pochettino, esatto, di quello che ci viene, molto sinceramente. Quindi diciamo che dove magari un'altra persona, cosa ne so, prendiamo anche un viaggio, in base al carattere uno può preferire fare un viaggio con la persona che ama o preferisce farlo con un amico, con degli amici, perché magari si trova meglio, perché sì, mostra altre parti di sé, eccetera eccetera. Diciamo che per noi invece c'è questa sorta di relazione che credo che da una parte sia molto positiva, dall'altra parte è quasi un po' tossica secondo me, perché ma è no, di assolutismo quasi. Ma no. Dai. Secondo me sì, anche quella parte un po' estrema. Ma tossica no, è una parola sbagliata. Ma estrema allora. Sì. Ok, vabbè, sì. Sono simili in realtà. Tossica la prendiamo molto più negativa di quello che esco. Esatto, però così sembra una cosa brutta, sì, se lo dici così. Comunque, più estrema, che ti porta ovviamente magari a rinunciare a qualche pezzo del puzzle, ma che poi ti dà dall'altra parte. Esatto, è quello. Sì. Cioè, è ovviamente un tipo di relazione che comunque ci sta se hai il carattere adatto. Sì. Cioè, a me ad esempio piace tantissimo condividere sia la mia vita privata sia il lavoro assieme. Perché per me è così, ho capito che è la cosa giusta per me. Non mi piacerebbe tipo appunto svegliarmi alle 9, andare a fare il mio lavoro e i fatti miei e il mio fidanzato, marito in futuro, che va poi a fare i fatti suoi. Cioè si perdono tante cose. Per come sono fatta io caratterialmente, mi piace comunque condividere gli stessi obiettivi e non essere sola nei miei obiettivi. A me è questo quello che piace. Però cioè, avere qualcuno che mi capisce al 100% e che condivide le mie stesse preoccupazioni, i miei stessi obiettivi e tutte queste cose. Però la cosa che diventa estrema è il fatto che le altre relazioni non tengono minimamente il livello, ok? Ok. E di conseguenza hai più difficoltà nelle altre, le altre relazioni umane, dici di amicizia, amicizia certo, eccetera eccetera, perché praticamente è vero, inconsciamente è vero, ricerchi un rapporto così profondo che non può esistere. Perché non può esistere. No, beh, è un rapporto che si crea vivendo le cose assieme al sì, 100%. Quindi magari esci con una persona, esci con un amico e
e il tuo cervello dice sì, mi sento di nuovo che indosso la maschera perché non posso parlare di certe cose. Infatti io ho più difficoltà nelle amicizie, motivo per cui quelle che ho sono super selezionate, non ho chissà quanti amici, ma non mi interessa neanche averne più di tanto, sinceramente, ora che sono adulta. Però è capito, anche lì è caratteriale, qualcuno potrebbe preferire avere tanti amici. Assolutamente sì. E quindi diciamo... Io per come sono preferisco in questo modo. Sì. Siamo quelli che si chiudono nella casa con la fattoria, senza andare soli per pattinare con gli animali. Io è da quando sono bambina, e questo l'ho detto un miliardo di volte e continuerò a ripeterlo, che dico, e tutti mi prendevano per il culo, mannaggia loro, e intanto io ce l'ho fatta e voi no, che dicevo che volevo proprio stare con una persona che amasse gli animali tanto quanto me, quindi fare una vita piena di gatti. Dicevo gatti da bambina perché adoravo i gatti, ma adesso comunque vorrei tanti animali nella mia vita, tipo anche un'alpaca. Anche un'alpaca. Mi piacerebbe tantissimo da avere, anche due, perché così si fanno compagnia. Certo. Quindi, cioè, vedi, poi mi sono allargata ad altri animali, però ad esempio la componente degli animali per me era fondamentale, e a me piace tantissimo vivere la quotidianità con una persona insieme agli animali. Vorrei aggiungere il lato natura, perché al momento siamo in appartamento, ragazzi, in città, quindi non abbiamo giardino, vabbè, poi puoi andare a fare una passeggiata in un parco, certo, però non ce l'hai in casa. Non è la quotidianità. Quindi vorrei più una casa, magari in futuro, con un giardino o comunque con tanta natura molto più vicina, e vivermi quindi sia la natura, la relazione e gli animali. Cioè, io è così che ho sempre visto la mia vita. Però come vedi è una cosa che avevo dentro fin da bambina, cioè è sempre stato il mio obiettivo, tutti mi prendevano per il culo perché mi dicevano ma tanto poi ti innamorerai di qualcuno e vedrai che quando c'è l'amore, anche se non gli piacciono gli animali, tu l'accetterai lo stesso. E io facevo no, col cavolo, cioè può essere il più bello del mondo che se non gli piacciono gli animali, innanzitutto io non mi fido delle persone a cui non piacciono gli animali, perché ragazzi sono per forza persone dove stiamo andando a finire? Poco affidabili. E quindi comunque era per dire che per me era fondamentale costruire una relazione su questi valori. Quello volevo arrivare a dire. Io quello sono gli animali di mezzo proprio. Finito il monologo. No, e quindi volevo ricollegare. Aspetta. Mi volevo ricollegare a una domanda che ci fanno tantissimo e che io leggo spesso. Ovvero, Steph, Fere, come si crea una relazione perfetta? Come si fa ad avere una relazione perfetta? Questo ce lo chiedono in tantissimi. Ok. E io qui dico sempre che, ragazzi, io in primis non ho cercato la persona perfetta a conquistare. Cioè, non cercavo la perfezione, altrimenti... Però no, perché altrimenti magari saremmo entrambi super mega fighissimi e bellissimi se volevi la perfezione su quel sotto quel punto di vista. In realtà io cercavo una persona, l'ho sempre cercata, che condividesse i miei stessi valori, quelli che per me stessa io reputavo importanti. Io ho cercato quello in una relazione. Quindi so che sembrava un discorso scemo perché fa ridere con gli animali, però per me, che sono cose fondamentali, io cercavo lo stesso in qualcun altro. Perché altrimenti per me non si sarebbe potuto convivere. Sì, insieme. Diciamo che... come cavolo lo distingo in questa roba in 3 minuti? C'è una grandissima differenza tra l'interesse che hai con una persona appena la conosci. Cioè, conosci una ragazza, è carismatica, interessante, ti piace, hai quel periodo in cui c'è quell'interessamento, quell'alchimia che funziona. Ecco, quella è la fase 1. La fase 2 poi, perché quella fase 1 finisce sempre, può durare 6 mesi, può durare 3 anni, però prima o poi finisce. La fase 2 è tu e quella persona e dovete funzionare assieme. Allora, durante quella fase di alchimia si dovrebbe cercare di capire se quella persona appunto condivide dei valori uguali ai tuoi, perlomeno i tuoi più fondamentali. Esatto, è quello che dicevo. Quindi devi conoscere in primis te stesso però. Sì. Infatti per avere una relazione che loro funziona in primis dovete conoscere voi, perché se non sapete per voi cos'è fondamentale, meglio, esatto, come potete scegliere la persona giusta per voi? E infatti un sacco di gente si mette con la persona sbagliata e sappiamo poi cosa succede. Ma perché magari alcuni... ragazzi, è anche normale, si mettono con la persona che gli piace, basta, fisicamente. Per me, ad esempio, l'aspetto fisico non è così fondamentale, perché ragazzi, tanto penso che invecchiando diventiamo tutti brutti e rugosi, quindi comunque poi voglio che nel mio futuro, nella mia vecchiaia, ci sia una persona che reputo davvero in gamba, davvero bella, davvero comunque con dei valori importanti. Quello per me era fondamentale, piuttosto che avere il mio cone con cui stare. Poi non che dico che sia brutto, però... penso anche che io e Steph siamo delle persone normali, non siamo bellissimi, non siamo fighissimi, perché per me comunque la bellezza non è una cosa così fondamentale, non è quello che cerco come primo valore nella persona con cui voglio stare. Ok, non può finire così il video. Sì, deve finire così. No, non può finire. No, non abbiamo detto nulla. Ci spegne la fotocamera! Però bello, ricontinuiamo dopo. Dopo quando? Dai, non si può finire. No, abbiamo detto un sacco di cose secondo me. Ma devo dire altre. Cosa devi dire? Chi parla solo tu? Vedi, c'è l'EP2.
C'è l'app 2. Ok, l'app 2 okay. Facciamo. No, però dai, a parte gli scherzi, no, per ragazzi, concluderlo un ci po'. Ci tenevo un pochettino. Posso parlare? Ascolta, in questi video ti lascio sempre parlare. Io non parlo mai, ma posso raccontare un pochettino sì, della mia vita? Si sta svenendo, devi fare un discorso che chiude no, l'episodio. No, un po' ecco. Era un po' più lungo. Erano tipo 2 minuti. Quindi se volete evitare che succedano queste cose, cercate qualcun altro. No, a parte gli scherzi, quindi un po' questa è la nostra visione del rapporto, esatto. Questo è un po' come il nostro rapporto. Poi magari vi parliamo meglio di come è partito, di come capire se quindi la persona con la quale stai può andare bene. Perché poi c'è anche un discorso del schiacciare le abitudini dell'altro a vicenda. Esatto, io lo odio quello, lo odio. Però succede per forza sì. di cose. Quindi ci sono tanti altri pezzi del puzzle che sono molto interessanti, di cui appunto vi parleremo. Ci fermiamo perché quella roba lampeggia con 0 minuti. Però dai, secondo me è stato carino ed interessante. Spero. Facciamo la seconda parte dove parliamo proprio dei primi anni, di come è stato, eccetera, eccetera. Sperando che vi interessi. Ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.